Buongiorno, siamo con il dottor Toulos, medico chirurgo e agopuntore a Bologna, che ci spiegherà che cos'è esattamente e come si può usare l'agopuntura. Intanto diciamo che il dottor Toulos detiene un primato, è l'unico nato, medico nato in Cina laureato in Italia, quindi abbiamo, come dire, una sorta Diciamo di il primato, un precursore. precursore. Allora, dottore, che cos'è esattamente l'agopuntura? Allora, l'agopuntura è un metodo antichissimo della Cina, che sono state praticate storicamente già 3.000 anni fa, di un metodo di cura senza uso del medicinale, quindi attraverso stimoli di uso di infezioni con gli aghi nel corpo della persona. Sì, e qual è lo scopo dell'agopuntura? Allora, lo scopo dell'agopuntura è che hanno scoperto attraverso ricerche per anni e anni, quella di rendere in equilibrio il corpo. Cioè, cosa vuol dire rendere equilibrio? Vuol dire ribilanciare tutti gli squilibri in base a dei criteri di medicina cinese, perché la medicina cinese ha una visione diversa a livello eziologico, patogenetico, delle malattie, per cui esempio, una patologia che può essere una semplice mal di spalla era considerata in Cina come un blocco dell'energia, per cui esiste quello che si chiama tutto il discorso energetico, che per il mondo occidentale è un po' molto, molto astratto. E come agisce esattamente l'agopuntura? Ecco. Dal punto di vista, in questi anni, le ultime ricerche hanno dimostrato che c'è una fondamentale azione proprio a livello fisico con infezione degli aghi, quindi si crea una pseudo-infiammazione leggera di stimolo, un po' più potente del massaggio, proprio all'interno del proprio corpo, stimolando quelle che si chiamano cosiddette endorfine. Questo è proprio scientificamente dimostrato. E quanti aghi vengono usati per ciascun trattamento? Ecco, in base alla patologia si usano mediamente, diciamo che può arrivare da 10 fino a 30, anche leggermente di più. Non si usano solo uno o due aghi o centinaia di aghi, anche perché in base proprio alla patologia, Quindi è lo specialista che è determina il certo. medico agopuntore Cioè, è un che. po' come qui, quando uno ha la febbre, non è che si danno per ogni sintomo una medicina, ma si cerca di inglobare tutta una malattia in un contesto di uso minore delle medicine possibile. Tutti possono essere sottoposti ad agopuntura, compresi i bambini, o ci sono delle eccezioni? Ecco, l'agopuntura è infatti l'unico terapia, un trattamento che è prettamente aperta a tutti, non ci sono controindicazioni né dal punto di vista delle patologie né delle persone. Ecco, l'agopuntura prevede diversi aspetti. Una cosa sono infezioni degli aghi, poi esiste quelle che si chiamano coppettazioni, sono Campanelle di vetro. diciamo bicchieri che si creano. Poi c'è l'auricoloterapia che si usa prettamente ai bambini. Quindi consiste nell'applicazione di piccoli Piccoli, cerottini. sì, con dei semini oppure delle calamite che si mettono nell'orecchio stimolando, diciamo, alcuni aspetti anche qui dell'equilibrio del corpo. Perché secondo la medicina cinese anche l'orecchio è legato, i diversi punti Esatto, dell'orecchio sono esatto. legati a punti diversi del Esatto. corpo. Infatti esiste la mappa dell'orecchio, infatti negli anni 80-70, quando in Italia nacquero dei centri di antitabacco, usavano dei punti di agopuntura nell'orecchio e chiaramente solo in questo caso un ago nell'orecchio non è sufficiente. E quindi i bambini vengono sottoposti soltanto all'auricoloterapia e non agli aghi, diciamo. Questo chiaramente l'auricoloterapia è un trattamento leggermente più blanda, però è efficace, è molto efficace nei bambini, in quanto i bambini sono molto ricettivi. Infatti si chiede spesso, già in Cina si fanno spesso delle prevenzioni ai bambini con l'auricoloterapia, quindi non si mettono degli aghi, ma si mettono semplicemente dei cerottini.
E quante sedute sono necessarie mediamente per... Ma allora, nelle fasi acute spesso basta anche 2 o 3 sedute, anche esempio di sciatiche, cefalee, per risolvere il sintomo acuto. Nelle patologie croniche chiaramente sono delle sedute più numerose, perché sono patologie purtroppo consolidate. Ma quali sono i disturbi che possono essere trattati con l'agopuntura e quali sì. sono quelli destinati ad avere un maggior successo? Di... Sì, allora, l'agopuntura è nato come trattamento di antinfiammatorio, diciamo, antidolorifico soprattutto. Sì. Classico è la dimostrazione del film di Antonioni, Michelangelo Antonioni, negli anni 70, quando dimostrò, diciamo, dell'intervento chirurgico in paziente sveglio solo con agopuntura, anestesia solo con agopuntura. E questo, da qui è nato, diciamo, tutta la curiosità dell'agopuntura. Oggi l'agopuntura si è amplificata talmente in tanti campi, soprattutto nei campi, diciamo, ginecologici, riguardo menopausa, i disturbi di dismenorea, questo riguarda le donne, esatto. Sì. Mentre comunemente conosciuto, ad esempio, per mal di testa, per artriti, artrosi, tutte le fasi di stati acuti come sciatalgia, lombalgia, quelle che reumatoide. Oggi si usa moltissimo nell'ambito sportivo in Oriente l'agopuntura per gli sportivi, proprio perché per non abbassare il rendimento dell'atleta usando dei farmaci oppure antidoping. Chi può praticare l'agopuntura? Allora, la legislazione italiana è una delle più avanzate in tutto il mondo, per cui in Italia deve far solo il medico. Quindi dall'84 dovevo fare già solo il medico, mentre da poco è stato riconosciuto come atto medico, per cui giuridicamente deve fare solo il medico laureato. Quindi bisogna essere laureati in medicina, esatto. ed avere seguito dei corsi, esatto. di specializzazione in agopuntura, sì, sì. però essenzialmente essere medici. Sì, sì, soprattutto. Sì. E, ci sono due dive, Angelina Jolie e Cameron Diaz, che hanno uh-huh. dichiarato di utilizzare l'agopuntura come terapia di bellezza per preservare sì. Le rughe, cioè per combattere certo. le rughe e preservare la loro sì. freschezza. È vera questa cosa? Lei la conferma? Sì, allora questo sì, diciamo anche questo è un altro campo che l'agopuntura ha. Diciamo, nelle ricerche, anche in agopuntura in Cina, in tutto il mondo, si fanno spesso dei congressi proprio per portare avanti in altri campi. E infatti la parte, diciamo, dell'agopuntura estetica è già esiste da 20 anni. Quindi ha anche delle implicazioni estetiche. Esatto. Chiaramente la conseguenza del benessere, sia a livello della pelle e delle rughe, è una conseguenze di un benessere in generale dell'agopuntura, non è solo esclusivamente prettamente chirurgica a livello di aghi sulle rughe, ecco. È un contesto, diciamo, di conseguenze, per cui facendo l'agopuntura sicuramente la pelle risente un maggior resistenza e efficacia. Quindi si ottiene un benessere generale che esatto, si manifesta esatto, anche esatto, sul viso. Esatto. Bene, grazie dottore, prego. Ringraziamo il dottor Loss per essere stato con sì, noi. Sì, grazie.